Buonasera a tutti, di nuovo in studio con Granatissimi per parlare della Salernitana sconfitta a Firenze. Si apre una nuova crisi granata, chissà se si era mai conclusa, e squadra che preparerà in ritiro la sfida con il Bologna. Ma abbiamo tanta carne a cuocere stasera, torniamo con i consueti compagni di viaggio. Buonasera al direttore Tommaso D'Angelo. E buonasera a Peppe Anicelli. A te Carla e a tutti i nostri telespettatori. E poi in veste di tifoso l'assessore Rocco Galti. Buonasera a tutti. Ti aspettavo con la maglia granata, però ovviamente l'assessore a fine trasmissione, non cominciare, ci parlerà del piano traffico per Salernitana a Bologna. E se funzionerà la prossima settimana, visto che Peppe tra poco si cospargerà. Stai dicendo che ha preso la delega di Tringali. Ha preso la delega di Tringali. Quindi non dovrò più prendermela con Tringali. Ma se dovesse funzionare questo piano traffico, ti cospargerai il capo di scena. Sono non so quanti anni, quindi un po' di tempo è passato. Vabbè, l'importante è raggiungere. A furia di dirlo, vuol dire che ho qualche risultato. L'importante è raggiungere l'obiettivo. Però prima di iniziare, Colombone, cospargi il capo di scena. Però io mi sono cospasso una volta e Don Roberto ha detto che valeva per tutta la stagione. Roberto non fa testo. Come sarebbe Don Roberto? No, Don Roberto non fa testo. Non è stato troppo buono nei confronti. Don Patrizio mi ha detto che lo devi fare ogni settimana. Ti devi cospargere ogni settimana. Si è cosparso. Chi dovrà cospargersi il capo di cenere però è la nostra Salernitana, perché come racconta la nostra grafica è stata fatta viola dalla Fiorentina, facendo risorgere Sottil che non segnava da tempo immemore. Allora, voi la dovete finire di illudere i tifosi della Salernitana, perché è almeno il 30% di questa scivolata verso la Serie B è colpa dei giornalisti. Non di cui discuto. Un altro 20%, 30% è colpa dei tifosi. Il resto ha un solo nome e cognome. Iervolino, punto, stop. Allora, avete fatto squilli di tromba, ma dico anche giustamente, dopo tante delusioni, per la vittoria contro la Lazio. Non analizzando come era andata la partita. Però poteva rappresentare, come dire, per questo ero particolarmente soddisfatto, speravo, per la verità, come dire, in un piccolo trampolino di lancio per la Salernitana. A Firenze si può anche perdere, signori miei, perdere a Firenze non è né uno scandalo, non è una cosa imprevedibile. Quello che ha lasciato tutti perplessi ed si è scatenata di nuovo la crisi è il modo con cui la Salernitana ha perso a Firenze. Perso perché formazione sbagliata e cambi, non ne parliamo proprio, eccetera. Ha perso perché non era praticamente in campo, partita preparata malissimo. Ha perso, secondo me, e non mi dite che sono malizioso, perché ho l'impressione che la squadra non ne aveva proprio voglia di giocare contro la Fiorentina. Perché può incontrare un avversario più forte. Con Sousa noi abbiamo affrontato l'Inter, che era più forte di noi, per un'ora. La Salernitana, certo, è stata una delle migliori squadre che ha retto con l'Inter. Allora, poi ieri sera, Iervolino, ma io già l'ho detto da tempo, però che adesso ci sia l'ufficialità di Iervolino mi fa ancora più piacere. L'abbiamo riportato stamattina su cronaca. Ha detto, signori miei, i soldi non ce ne sono. Prima si vende e poi si acquista. Allora io mi faccio due domande. Chi la Salernitana può vendere? Tu mi dirai certamente Dià. E non è detto. Probabilmente Koulibaly. Forse Mazzocchi. Diciamo, sono le tre perline granate. Poi non penso che si può fare cassa vendendo Salapitti. Insomma. È chiaro che... Ah, però torna Michelone, bella notizia. Torna Michelone. Questa è la notizia questa del giorno, ed è direi dopo Simi, ma non per i calciatori, assolutamente. Mi sembra Simi quanto preoccupante. Dal radar. Dai radar, sì. Ora io dico, ammesso e non concesso che noi ad esempio vendiamo Dià, noi lì davanti ci abbiamo un buco clamoroso. Ne facciamo un altro fosso, come i fossi che stanno alla righi, no? Tu vedi io quei però, fossi che quando piove eccetera. Io ti dico che un'idea ce l'avrei, farei spogliare il mister, tanto voglio dire. Allora, il quindi, fiuto dell'attaccante ce l'ha ancora. Per prendere un attaccante, non dico superiore, ma di base livello, a parte che a gennaio non so dove si possa trovare,
significa scucire un po' di soldi. E poi chi fa la campagna acquisti? La fa De Santis. Ieri sera ha detto il buon Iervolino, che è stato molto chiaro, che lui Inzaghi lo terrebbe per 5 anni, però contano i risultati. Certo. Cioè ha detto una cosa banale, scontata, però significativa, che tra l'altro aveva già detto Finmano prima della partita con la Lazio. Io vi dico sempre, attenzione, quando parla Finmano, al di là dello show che fa, però lui dice sempre cose sensate. Su De Santis ha detto, sono deluso, probabilmente facciamo la squadra dei giovani, gli hanno fatto vedere i giovani. Il vero problema è che io vedo un Iervolino demotivato, perché un presidente, un minuto dopo la catastrofe di Firenze, a parte che non stava manca a Firenze, ma comunque diciamo, fa un comunicato stampa e dice la squadra a Salerno non torna, ma direttamente in ritiro. Ma un presidente deve fare così. Cioè un presidente che non interviene dopo Salernitana a Napoli, per quello che è successo, che non interviene immediatamente per la questione delle offese degli Stewart nel dopopartita di Napoli e nel dopopartita della Lazio, che non dice una parola per la vergognosa accoglienza di parte, ovviamente, di tifosi fiorentini ai tifosi della Salernitana. È un presidente che non c'è con la testa, che non conosce come funziona il mondo del calcio, non conosce la sensibilità che bisogna avere nei confronti dei tifosi, perché prendere gli applausi è facile. Aliberti prese gli applausi perché portò la Salernitana in Serie A dopo 40 ma anni. Ma tutti hanno preso gli applausi. L'anno dopo, in Serie A, finì con Aliberti che prese una scrivania addosso dai tifosi Granata. Certo. Non perché bisogna dare la scrivania addosso agli Iervolino, ma per dire come nel calcio è mutevole, certo. Eccetera. Non dire tutto, abbiamo finire. Due ore di trasmissione, quindi... Aspetta, allora, la situazione è questa. Allora, io vedo, e poi questo poi ce lo dirà l'assessore Galdi, che siamo, come dire, io già ve l'ho detto, in una fase di decrescita felice. La Salernitana è diventata una squadra grillina per una decrescita felice. Vi sta accompagnando dolce. No, dolce no, perché a me insomma il fegato dolce, poi, si fa amaro, forse a te dolce. No, a me no. Mi sta, dato che io... Anche perché io vorrei capire, così. No, io vorrei capire poi perché Iervolino parla con i nazionali e con noi neanche, insomma, si degna di darci una risposta, oppure fa monologhi e attacca la stampa, perché è storia neanche di un mese e mezzo fa. Quando io ero giornalista e Iervolino e c'era, ero presente, io mi alzavo, prendevi i colleghi e li portavo tutti fuori. Dato che voi non avete il coraggio delle vostre azioni. Non è una questione di coraggio. Certo, è una questione di coraggio. Siete rimasti, anzi, dopo siete andati a fare anche il buffet con la Salernitana. No, io no, non mangio dagli sconosciuti, quindi... Non lo so. Chi è andato? Io quindi, non scusate, ho fatto parte del Iervolino può dire tutto, ma deve capire che non è né Casillo, e aggiungo non è neanche Lotito, sotto questo aspetto. Allora, io credo che, e chiudo, perciò dopo... Professore Galdi dovrà parlare parecchio, preparati, che il suo Canicelli non è attendibile. Quando sarà poi nominato ufficialmente assessore allo sport, glielo chiederemo a lui. Il suo intento immobiliare sta andando in frantumi, però non ha capito una cosa, che tutto ruota intorno alla Serie A. Certo, intorno ai risultati. Allora non ha capito la cosa più importante. Allora, tu fai la squadra. Dovevamo stare nella parte sinistra della classifica. Siamo di nuovo in fondo, peggio del primo anno, perché il primo anno lo sapevamo, certo, poveri di più, certo, di quello non potevamo fare. Fabiani si inventò le due truffe per far rinviare le due partite che poi ci hanno salvato, il famoso Covid, ricorderete. Due truffe clamorose. Ma lo possiamo dire, da tutto in prescrizione. Una manovra abile, due truffe, due truffe. Diamoci le cose come c'è. Lui qui non è venuto a fare l'agenda immobiliare, è venuto a fare il presidente della Salernitana. E deve fare il presidente della Salernitana, se lo vuol fare. Se poi lui ha intenzione o di vendere
dire la Serie A non la posso tenere, mi va bene la Serie B, io, non lo so, qualsiasi cosa, ma dica qualcosa di Salernitano ai salernitani. Esattamente. E allora, Peppe, hai visto la nostra grafica, al di là sì. dei bei colori del Fattiviola, tutto nelle sue mani, con Tommaso che dice il presidente mi sembra demotivato, il futuro però dipende da lui. Allora io devo dire che sul ragionamento di Tommaso ovviamente ci sono varie sottolineature, però ne voglio prendere una quando tu hai attribuito le quote percentuali delle responsabilità del disastro, indicando una quota rilevante nella stampa, nei tifosi e nel presidente Iervolino. Io credo allora sia uno corretto il tuo ragionamento, cioè di ripartire le responsabilità, però per me le responsabilità all'80% sono sul presidente Iervolino, perché poi la stampa può esercitare un ruolo di narrazione, la tifoseria può esercitare... la cassa. No, non difendo la cassa, dico soltanto, però poi chi ha in mano il pallino e chi deve decidere è lui. Ma cioè, ma quindi, se la stampa fa da tappetino, però, scendi lei... Però mi devi consentire di fare... Ti voglio motivare. Ma ripeto, ti seguo nel ragionamento, ma non concordo sulla percentuale. Che Iervolino non sia stato aiutato dall'ambiente è verissimo. Nel senso che una maggiore pressione dell'ambiente, dei tifosi e della stampa, dico, rispetto all'allestimento della squadra, forse sarebbe stata benefica. E su questo ti seguo. Ma l'80% è in capo a lui in termini di responsabilità. E che Iervolino sia stato beneficiario di un processo di beatificazione nei mesi precedenti mi sembra che vada al di fuori di ogni normalità nei rapporti tra un presidente di una squadra di calcio e di una città e di un ambiente. Io racconto la realtà di Napoli e vi posso assicurare che nonostante lo scudetto stravinto, i rapporti tra l'ambiente Napoli e il presidente De Laurentiis restano sempre molto, molto, come dire, vivaci. E uso l'aggettivo vivaci per indicare un rapporto che è problematico, perché deve essere problematico il rapporto tra un ambiente ed un presidente, perché altrimenti nessuno fa bene il suo lavoro. Allora Iervolino è responsabile per l'80%, e se Iervolino si è compiaciuto giustamente degli applausi, delle passerelle a bordo campo, delle acclamazioni coram populo, deve adesso sopportare anche il peso della critica, parlo della critica civile, ovviamente, non degli insulti beceri, per i quali ha tutta la mia solidarietà, o dell'insulto e dell'oltraggio, parlo delle critiche civili ed espresse compostamente, e non mi venga a dire che non ci sono i soldi. Perché poi io risalgo adesso ad Adamo ed Eva, perché Iervolino, e lo sa bene, ha preso un club di Serie A per una cifra di 10 milioni di euro che è assolutamente inusitata, cioè un club come la Salernitana vale molto più di 10 milioni di euro. Lui ha avuto il coraggio di proporsi quando tutti guardavano altrove, imprenditori salernitani compresi, gli va dato atto, gli va dato merito, però l'ha presa per 10 milioni la Salernitana, cioè per nulla o quasi. Allora non mi venga a dire che non ci sono i soldi, perché i soldi sono entrati, gli incassi ci sono stati, i diritti televisivi stanno arrivando, quelli affluiscono regolarmente a fine mese, la risposta del pubblico in percentuale alla popolazione residente è stata eccellente, e quindi ci sono le risorse per rimediare a delle evidenti lacune tecniche che vanno sanate. E vanno sanate a gennaio, perché io lo ripeto, l'avevo detto anche dopo la vittoria contro Lazio, non si ci illuda, questa squadra come sta non si salva, non è idonea secondo me a salvarsi, e me lo conferma anche il presidente Iervolino quando dice che altri dovranno arrivare, alcuni dovranno restare, ma quelli che hanno voglia di sudare la maglia granata, significa che anche la società ha individuato nel dovero, come diceva Tommaso, che qualcuno le partite non ha voglia di giocarsene, e allora a noi questa gente non serve, cioè non serve sul terreno di gioco e non serve alla Salernità. E allora, prima di interrogare il tifoso Rocco Galdi, vi facciamo sentire il servizio di Carmine Quaglia che fa il punto della situazione e poi torniamo in studio. Poteva e doveva essere la prova di continuità nel tentativo di scalare posizioni pur consapevoli del valore dell'avversario, ma proprio l'occasione di lanciare un segnale al di là del risultato finale non è stata sfruttata a dovere dalla Salernitana al Franchi. È il dato che rende preoccupante il percorso dei Granata in un campionato che aveva trovato il punto di ripartenza. La vittoria sulla Lazio doveva garantire risorse utili per un restart definitivo e invece a Firenze è arrivato l'ottavo KO, il quinto in trasferta. Altri tre gol incassati e dopo 14
turni la Salernitana è la peggior difesa del torneo, con 14 gol subiti in casa, 14 in trasferta. Beltrán sul rigore al quinto, Sottil con una splendida conclusione al 17esimo, Bonaventura all'11esimo della ripresa. Il tris della Fiorentina ai danni di una Salernitana tornata poco solida, in particolar modo a centrocampo. Assenza di filtro con difesa esposta al ritmo viola, mancanza di costruzione per l'energia da garantirsi in fase propositiva. Nulla da salvare, Inzaghi è stato perentorio nel post-gara. I passi indietro sono stati rimarcati dal tecnico, solo l'approccio nella ripresa è stata sottolineata come luce all'interno di tante ombre presentate a Firenze. E domenica alla Rechi sarà sfida contro una squadra mai vincente in trasferta, ma che ha perso solo una volta lontano dal Dall'Ara, il Bologna di Thiago Motta, frenato al minuto 100 dal Lecce e a un passo dall'attacco alla zona Champions, la riprova del nuovo esame per la Salernitana. Beh, sarà una sfida decisiva, sarà importante capire come la squadra approccerà l'ennesima gara delicata di una stagione che non è iniziata da tantissimo, ma che dà già una classifica, come giustamente diceva il direttore, difficile, caro Rocco. Da tifoso, che cosa ti preoccupa di più in questo momento? Beh, la sconfitta di domenica, cioè a Firenze, non è stata sicuramente una sconfitta piacevole, non solo dal punto di vista della sconfitta di per sé, ma per come è arrivata, insomma. Io prima vedevo le immagini nuovamente, ci sono stati degli errori grossolani che secondo me in Serie A non dovrebbero essere consentiti, cioè gli errori dei singoli, che sono molto molto gravi, fermo restando che sono comunque un gruppo di giovani come a Pirola e Boinen, però lì sono errori individuali. Dispiace constatare questo, perché la Salernitana è una squadra che si deve salvare, in questo momento i punti e le partite sono determinanti. Fermo restando che basta, allo stesso tempo, vedendo la classifica, basta una semplice vittoria contro il Bologna che la Salernitana automaticamente è lì. Quindi è in corsa per la salvezza. La Salernitana ne ha 8 con 3 punti e lì. Sarebbe a 11, ma ci sono però Verona, Cagliari, Empoli. Considerando che ci sono scontro diretto, Empoli, Lecce e qualche altra partita. Quindi ci sta salvando, gli scontri diretti. La classifica non si allunga perché ci stanno gli scontri diretti. Per fortuna in questo. Per fortuna. Però è evidente. La classifica ha già preso la sua fisionomia, no? Se la riguardiamo, sì. Scusa, ti interrompo. Cioè, alla fine. Le caselle sono già tutte, cioè davanti ci sono quelle che si giocano scudetto, Champions, okay. E Europa League, c'è solo il Bologna forse che è l'outsider di questa fase della stagione e poi dopo intermedie, il Monza che già si sapeva, il Torino, Frosinone un bel exploit e poi dal Sassuolo in giù quelle che si giocheranno i posti per non scendere, allora, insomma. Fondamentalmente è la cosa che mi preoccupa, che la Salernitana in questa nuova non ci mettere anche il Lecce. Sì, anche lì. Cioè, sì. Ma è la più debole di tutte la Salernitana, senza discussione, sì. Allora. Senza così dubbio, com'è, diciamo, senza così dubbio com'è. Così com'è, è la più debole di tutte. E lì bisogna intervenire sul lì mercato. Che mi preoccupa. Lì è evidente che la Salernitana, sì, per potersi salvare. Intervenire sul mercato significa che tu i giocatori li devi prendere adesso. A proposito di intervenire sul mercato, devono essere pronti. A proposito di interventi sul mercato, vi facciamo sentire delle dichiarazioni di Maurizio Milan, che è intervenuto stasera all'inaugurazione di un club granata. Sentite che cosa ha detto. Sentite che cosa ha detto. L'acqua è fresca. Scusatemi, che cosa vi può dire? Sentiamo, sentiamo. Intanto ha annunciato il ritiro. Può promettere felicità. Dobbiamo assolutamente rimanere in Serie A per tanti motivi. E questo è l'impegno che ci siamo presi, che ci prendiamo, ci prenderemo al di là, insomma, di gennaio. Non dovete temere, insomma, la società è ben solida, ben salda, il Presidente è costantemente presente, anche se può sembrare che non ci sia, ma vi assicuro che è presente H24 sulle sue dinamiche. Le scelte vanno fatte in maniera oculata, non dobbiamo vivere di scelte di pancia, dobbiamo stare vicini alla nostra squadra. Le prossime due partite per noi saranno fondamentali, perché da lì capiremo tante cose, quindi noi ci abbiamo messa tutta, abbiamo messo i biglietti in maniera, diciamo, a 3 euro, perché siamo costretti, li abbiamo messi anche volentieri gratuitamente a usare un prezzo simbolico,
per le scuole, per i tifosi più, più giovani, più belli, e insomma speriamo che ci siano in tanti domenica a stare vicini ai nostri ragazzi. E allora, a gennaio ci dovremo far trovare pronti, però Iervolino poi dice ieri che il mercato sarà... Ci sono le registrazioni video, per cui dire che Tommaso D'Angelo se l'ha inventato. No, il mercato sarà condizionato ovviamente dalle operazioni in uscita, certo, per tutelare l'equilibrio finanziario. Ma Milan può promettere solo felicità. Cioè non è che può fare altro, lui va lì... Non vende sogni ma solide realtà. Certamente, Milan è una brava persona... sicuramente una delle poche cose buone di questa Salernitana, va a mettere la faccia dappertutto, scusate che cosa vi può dire? Vi può dire che tutto bene, madame la marchesa. La squadra andrà in ritiro perché deve capire, i calciatori devono capire che cos'è il sacrificio. Sì, ma doveva andare in ritiro domenica sera, domani è già mercoledì, si gioca? Domenica pomeriggio. Quindi? Tardo pomeriggio. Invece due giorni di ferie, prendiamolo con calma, amici miei. Perché dice però questa cosa, Peppe? Deve capire che cos'è il sacrificio. Questa è una squadra che non si sacrifica. Forse anche la società ha intravisto quello che diceva il direttore. Ma l'ha detto, cioè, vedo una linea di coerenza con il ragionamento di Iervolino quando dice resterà chi è pronto a sudare la maglia granata. Adesso sintetizzo il pensiero del presidente. Evidentemente la società che segue, immagino, H24 la vita professionale e privata dei calciatori ha riscontrato in alcuni, in una parte del gruppo, non c'è bisogno di seguire l'H24. Per me un club di Serie A i suoi bisogno, perché io rimango sconcertato. Ripeto, io non mi ero illuso che la vittoria contro la Lazio, e infatti avevo detto monito alla società, non fatevi illudere che questa vittoria ci permetta di dire no, non ci serve nulla, stiamo a posto come stiamo, e ci sono le registrazioni di lunedì scorso, tutti possono andare ad ascoltarle. Però onestamente una partita così a Firenze mai me la sarei aspettata. E anche Inzaghi in sala stampa dice, io non ho capito. Cioè io non ma quello ho capito. Che preoccupa è questo, non la sconfitta a Firenze, perché tu puoi perdere con la Firenze. Cioè quando l'allenatore dice non ho capito, ragazzi. Fiorentino è una signora squadra, con qualche limite, perché gioca un calcio molto aggressivo, quindi molto dispendioso, che ti crea problemi in difesa, eccetera. E poi segna poco. E poi produce molto, ma segna poco. Però è una bella squadra, vedessi. Quindi certo. Tu puoi perdere a Firenze. È chiaro che il modo come cui perdi, per cui Pirola, caro Rocco, Pirola, secondo me non è più un giovane. Sosa gli aveva dato quella dignità di calciatore da Serie A, tanto che è finito in nazionale. Allora, se un nazionale, dopo 4 minuti, ti fa un fallo come lo farebbe Iannicelli se giocasse a pallone... Sì. Voglio dire, io qualche domanda me la pongo. Cioè, senza Costilla, cioè senza il portiere, penso che dopo mezz'ora stavamo 5-0. Dice, ma quello il portiere è fatto per parare. Certamente è meno male. Però una squadra che tira 13 volte in 35 minuti, cioè la Fiorentina, ti lascia capire che tu non ci sei proprio. Tu non ci sei proprio, a parte gli errori di formazione, a parte gli errori sulle sostituzioni. Ma... è la squadra che non c'è. Sì, ma che però, è cambiato da 7 giorni fa? Il discorso, secondo me, nel momento in cui Pirola fa quell'intervento, commette quel calcio di rigore dopo 3 minuti, 4 minuti, lì diventa anche psicologica la questione. A mio avviso la squadra è crollata lì, perché la Salernitana ha subito, non è riuscita proprio a ripartire, cioè ha subito costantemente, e come tu dicevi, se non ci fosse stato Costil, probabilmente avrebbe preso altri 3-4 gol. Però contro la Lazio è partita in svantaggio. Attenzione, nel secondo tempo, dopo mezz'ora di gioco, però c'è da dire anche questo, almeno io questo ho visto, dopo mezz'ora di gioco la Salernitana si è un attimo riequilibrata in campo e anche ad inizio ripresa ha avuto la possibilità di rimettersi in partita, perché se i cumenesi avesse segnato probabilmente si riapriva la partita. Può essere, sì. Cioè, in quei mesi ha avuto una bella occasione. C'è stato lì, quello è stato un momento secondo me cruciale, perché poi il calcio è fatto anche di episodi. Purtroppo la partita non si è riaperta, allora, e la Salernitana ha perso. Caro assessore, noi abbiamo un centravanti che è stato tra i migliori, cioè secondo me è uno dei pochi che si è salvato.
errore a parte, è uno dei pochi che si sa fare, quindi faccio questa premessa. Ma è un giocatore giovane, inesperto, che salta a occhi chiusi su quel pallone. E quindi tu paghi questo. Cioè, quindi si deve far parte di un gruppo consolidato. E poi magari... Si sarebbe ritagliato il suo spazio. Se tu vedi la differenza dov'è. Se tu vedi il gol dell'Empoli, vedi che Cancellieri, che non è che ha 40 anni, anche lui è un giovane, diciamo, cioè, fa quello che fa un centravanti, cioè fa un'inzuccata di testa. Meno esperto il nostro giocatore, che viene anche da un altro campionato, e tu paghi questo, perché è vero, vai sul 2-1, nel calcio tutto può succedere. Anche se la Fiorentina ha di questi momenti, Peppe l'ha vista più volte dal vivo. Al Napoli diede una lezione di calcio. Cioè, però tu intanto ti metti 2-1 e poi si vede, perché voglio dire, così. Non capire che giocando due Boinem lì in mezzo veniva preso proprio a pallonate dai giocatori della Fiorentina. Boinem ci è costato 2 gol, ma poverino, lui non ha il passo dei centrocampisti della Fiorentina. E quindi vedeva sfuggire da tutte le parti, come toccava il pallone, perché la Fiorentina gioca uomo contro uomo, da qui il dispendio di energie, come prendeva il pallone glielo levavano da sotto. Non puoi togliere Castanos, che è almeno un tipo tosto, e restare con Boinem fino sul 3-0. Probabilmente, ripeto, nulla sarebbe cambiato. Però anche le indicazioni che arrivano dalla panchina sono molto molto controverse, amico mio, sono molto molto controverse. Quando Iervolino mi dice, caro Inzaghi, alla fine contano i risultati, e quando sento più o meno Milan che dice le prossime due partite saranno decisive, io mi ricordo quello che ha detto Finmanò prima della partita con la Lazio. Allora dico, però attenzione, sicuramente Inzaghi è più scarso di Sosa, sicuramente commette più errori di Sosa, però guardate, il vero problema non è l'allenatore. Non vi fate, come dire, distrarre. Il vero problema è che la squadra è scarsa, ve lo sto dicendo da una vita. Vi ho detto dal primo momento che la Serena aveva bisogno di un difensore immediato. Quel povero Fazio va a 3 all'ora, ma che deve fare? Non può essere preso, messo in mezzo, diciamo, dalla velocità degli avversari. Eppure Fazio, io ve l'ho raccontato lunedì, è stato decisivo secondo me nella gara con la Lazio nel finale di gara, ma appunto era il finale, non dall'inizio, con gli avversari che scappavano da tutte le parti. Adesso affrontiamo il Bologna. Il Bologna con la Fiorentina secondo me produce il più bel football di questo campionato, della squadra rivelazione, sì. Sicuramente, cioè, rispetto, con una differenza però. La Fiorentina è una squadra molto agonistica, che fa l'uno contro uno, ci mette molta forza atletica e a volte paga, diciamo, questa cosa. Il Bologna invece è una squadra più compassata, è una squadra che un po' come il Monza, gli piace giocare, non ha quei picchi, diciamo, di agonismo che è la Fiorentina, ed è sicuramente superiore alla Salernitana. Però è una squadra che soffre invece la parte agonistica. Allora, io l'ho già detto oggi al mio amico Chiarello, ti saluta Chiarello, ha detto che ti devo picchiare dopo. Immagina già che cosa ha potuto dire Chiarello contro di te. Poi su un po' di sì. Esatto. E noi dobbiamo fare la partita, da un punto di vista agonistico, che ha fatto la Fiorentina contro la Salernitana. E ho detto a Inzaghi di rivedersi Salernitana-Monza dello scorso anno, perché più o meno Monza e Bologna giocano lo stesso. La Salernitana vinse una bella partita, nonostante che il Monza giocasse un buon football, sicuramente anche superiore alla Salernitana, però fu brava sulle accelerazioni, che misero in difficoltà una squadra che gioca in quel modo. Ecco, la Salernitana deve essere brava a darsi delle accelerate, degli strappi che mettono in difficoltà. Ma del resto il pareggio di Lecce da cosa nasce? Da questa incapacità del Bologna, anche all'ultimo minuto, di gestire una partita, perché il Bologna non sa gestire le partite e soffre. E là il Lecce ci ha messo tutta l'esplosività di una formazione che si deve salvare, vedi Verona, Udine, Colombone, eccetera. Quindi, secondo me, Inzaghi deve
puntare su questo e sono curioso di capire se giocherà con Dia titolare, con la punta, questo ne e che fine dopo. Fa Candreva. Ne parleremo dopo. No, ti perché noi di Candreva però dobbiamo parlare. Però. Certo, ti faccio vedere però la un'altra grafica. Beh, che racconta alla dei numeri della Salernitana. Facciamo vedere anche la grafica del traffico post partita, che tanto piace agli Annicelli. Peggior difesa la Salernitana, 28 gol subiti, 17 in 8 gare per Paolo Sosa, 11 in 6 gare per Pippo Inzaghi. Peppe. Ma beh, è chiaro che poi alla fine però alle gare va fatta la tara, il coefficiente di difficoltà, eccetera. Ma ragazzi, io l'ho detto, lo ripeto, l'ho detto e lo ripeto, come sta la Serie A non si può salvare. Cioè, quindi, perché poi praticamente prende gol sempre, il che è anche peggio, perché a volte tu puoi anche capitare nella giornata storta, prendi in marcata, prendi tre reti e poi per le tre partite successive non ne prendi nessuna, e quindi voglio dire, da questo punto di vista, anche dal punto di vista pratico, riesci ad essere comunque efficace. Purtroppo invece la Salernitana il clean sheet quasi non lo conosce, adesso si usa questa espressione inglese per dire le reti inviolate che avremmo utilizzato negli anni passati. È uno dei problemi maggiori, ma io più che in realtà poi gettare la croce sulla difesa in quanto reparto parlerei della fase difensiva, perché quando poi tu regali il centrocampo agli avversari evidentemente vai a creare uno squilibrio che determina poi le premesse affinché gli avversari possano rendersi pericolosi, e statisticamente quando un avversario si rende pericoloso più e più volte finisce per farti gol, soprattutto in Serie A. Rocco, ti leggo e poi voglio un commento da tutti, un messaggio che arriva da un tifoso che ci segue da casa e dice: secondo voi, parlando di bilanci, vendere calciatori a gennaio, non può succedere che si tirano indietro la gamba per non farsi male, per essere ovviamente poi ceduti? Stiamo facendo un autogol. No, io non ci credo, cioè, mi auguro di no come tifoso. Però penso che la Salernitana si appresta a fare la campagna acquisti. Ovviamente, come ha detto il presidente Iervolino, la sua idea è quella di cedere prima per rientrare e poi eventualmente rinforzare la squadra. Rinforzare la squadra significa comprare delle persone, acquistare dei giocatori già pronti per la Serie A. Per fare questo, secondo me, anche vendendo dei giocatori importanti che ha la Salernitana in organico, cioè due o tre giocatori che potrebbero avere mercato, ovviamente questo non è sufficiente, perché sostituire ad esempio un centravanti come Dia oppure comprare un difensore centrale forte pronto per la Serie A e significa un esborso economico non da poco. Quindi questo è un punto fondamentale, cioè bisogna capire bene se la società vuole continuare ad investire e crede nella salvezza o meno. Questo è il vero punto. Anche perché faccio notare, anche per un eventuale acquirente, che Dia e Koulibaly vanno a fare la Coppa d'Africa. Quindi anche se il Milan prendesse Dia, non lo troverebbe perché subito. Ovviamente, cioè, chi prende un attaccante eventualmente ha bisogno di impiegarlo subito, non di aspettare un altro mese che finisca la Coppa. Tu l'hai detto già prima, ma lo diceva. Scusami, sì. Noi per esempio vendiamo Dia. Noi attualmente già la Salernitana, a mio avviso, manca di un centravanti puro, cioè la punta centrale da Serie A. Quindi dovremmo comprare due attaccanti. Esattamente. Cioè quello che ti ho detto prima. Dove andiamo nel panorama nazionale? Chi li sceglie? Chi ha la competenza? Hai visto anche la nostra grafica, lo hai detto già all'inizio, ma l'ago della bilancia in chiave mercato può essere di A? Ma è, secondo me è una follia. Ha detto bene Rocco, il presidente deve capire che deve investire. Cioè, da qui non si scappa. Cioè, se ci vogliamo salvare, il presidente deve investire. Poi a giugno se lo vende recupera. Ma se vende Dia o vende Koulibaly, che sono due giocatori importanti, tu non solo devi riparare agli errori, voglio dire, alla legna che abbiamo, quindi hai bisogno già almeno di quattro giocatori, poi devi prendere addirittura uno o due superiori alla media, certo, perché tu ti privi di due calciatori che insomma in qualche modo rappresentano delle piccole perle della Salernitana. E che comunque non avrei a disposizione a gennaio, certo. Li vendi o non li vendi, non li avrei a disposizione. Comunque non ce li hai. Quindi il presidente deve investire.
Questo è il ragionamento. Punto. Scusa, pensavo avessi finito, scusa. Dicevo, io l'approccio del Presidente lo respingo in toto. Allora, una cosa è mandar via, nel senso che liberare chi non si ritiene idoneo alla maglia, ma cedere i pezzi pregiati, secondo me è una follia. Voglio ricordare a me stesso e a tutti voi che Dia era tutelato da una clausola più che accessibile. Dia è stato, secondo me, tra i tre migliori attaccanti della passata stagione. Cioè, tutta la Serie A. Nei primi tre ci sta Dia, che aveva segnato 16 reti, aiutatemi, sto ricordando a memoria, ma credo di ricordare con precisione, senza battere calci di rigore, signore. È possibile che nessuno in Serie A, per una clausola tutto sommato accessibile, a giugno abbia preso Dia e adesso magari per una somma analoga, vicina ai 20 milioni di euro, si faccia avanti? Io non ci credo proprio. Quindi anche questo approccio di svendere a questo punto i pezzi pregiati, secondo me è un approccio sbagliato. Iervolino, ripeto, le risorse le ha introitate e quelle risorse le deve rilanciare sul mercato, perché appunto la Serie A è la condicio sine qua non, perché poi è chiaro che si possono fare tutti i progetti ambiziosi che vogliamo, ma se non c'è la Serie A è del tutto evidente che anche il progetto più ambizioso nel suo complesso finisce per segnare la battuta d'arresto o un momento di attesa degli sviluppi e dell'evoluzione. Quindi le risorse secondo me ci sono, si tratta, voglio dire, di metterle in campo, ma soprattutto di metterle in campo bene, cosa che la Salernitana finora non ha fatto, secondo me. Rocco. Sì, sono pienamente d'accordo, lo ripeto, la Salernitana, la società deve fare gli investimenti per salvarsi, c'è ben poco da dire. Investimenti con calciatori pronti, ovviamente, con perché calciatori gennaio pronti, non può essere il mercato del rattoppo e poi la pezza è peggio del buco, diciamo così. Assolutamente, io penso che devono andare ad acquistare giocatori di Serie A pronti, via, cioè metterli subito in squadra, inserirli. Poi e poi anche c'è Inzaghi che suggerisce quali ruoli da coprire? E se è Inzaghi e poi da come ha parlato Milan, ne ha parlato Iervolino, fra due partite diciamo le cose malacuratamente dovessero andare male, c'è una confusione enorme, allora o tu blindi Inzaghi a prescindere dai risultati e ci può stare secondo me, o capisci bene come muoversi. Che l'errore che fece Igorito col esattamente, esattamente. Io te l'ho detto all'inizio, quindi prima che ha preso Inzaghi. Perché poi per me nel calcio a prescindere dai risultati non esiste. Cioè è un'espressione che non esiste, cioè ciascuno deve rendere conto dei risultati. La campagna, chi fa la campagna acquisti? La campagna acquisti significa avere relazioni che la Serie A non ha. È semplice, De Sandis non ha relazioni. Cioè non ha la forza di andare da una squadra e dici senti, sono in difficoltà, dammi Rocco Caldi per questi 4 mesi, poi vediamo come farlo, no? Come fanno i, tra virgolette, i maneggioni, le vecchie volpi, che a volte vengono chiamate al capezzale di squadre, vedi ad esempio il Verona lo scorso anno con Sogliano, eccetera. Non abbiamo questa forza, non abbiamo un giocatore italiano, abbiamo stranieri di cui, voglio dire, alcuni... Per esempio, il mio amico Stewart, che fine ha fatto? Volete sapere? Sparito dai radar. Stewart, Stewart fuori lista. Stewart è fuori lista, però Tu pensavi che faceva lo Stewart? Sugli Stewart, sugli Stewart parlerò dopo, naturalmente, perché adesso molte cose. Stewart, il calciatore. Adesso sono tranquilli. Poi quando stiamo per chiudere litiga, no? Dobbiamo tanto baccano esagerare. Per che fine ha fatto? Che me lo chiedi come se io fossi... Chiedi a Rocco, che ne so. A notari, Filippo Notari lo sa sicuramente. Filippo Notari sarà... Notari, hai tracce di simili, Stewart sappiamo che è fuori lì. È in panchina, che vuoi? Ho capito, è in panchina, ma tu... Cioè... Adesso torna Michelone. Michelone, io pensavo che tu parlassi di Michelone. Michelone è un grande. Dedichiamo 3 minuti a Michelone. Michelone è un grande. Ma chi è Michelone? Ma come, non te lo ricordi? Che ha preso Sabatino. Allora, e anche Salapitti, se spiego ogni tanto Salapitti chi è. Se Michelone avesse fatto gol in quella semirovesciata alla Lega, mi pare contro il Torino lo scorso anno, sì. Sarebbe venuto giù lo stadio, certo. Non si sarebbe depresso, non si sarebbe messo a mangiare alla Iannicelli, vecchia maniera. Non in vecchia maniera, fatto bene, eccetera.
è perché è un giocatore che tecnicamente è base, poi purtroppo se è andato in depressione, va bene, amen. Adesso tant'è che non lo vuole più nessuno. L'ingaggio è anche oneroso ancora per la Salernitana. Questo è compito del direttore sportivo vedere di piazzarlo, mi pare del tutto evidente. E allora fermiamoci per qualche istante di pubblicità, torniamo tra pochissimo e abbiamo ancora tante cose da dire. Eccoci qua di nuovo in studio con Granatissime. Andiamo subito a vedere chi c'è via Skype, direttore, sì. Perché la Salernitana oggi come non mai avrebbe bisogno proprio di un calciatore vecchia maniera, non per l'età anagrafica. Buonasera Fabio Vignaroli. Buonasera, grazie per l'invito. Ti faccio parlare subito con il direttore Tommaso D'Angelo. Come stai? Buonasera direttore, tutto bene, grazie. Tutto bene. Senti, immagino che tu abbia visto la Salernitana di Firenze, anzi spero per te che tu non l'abbia visto perché è stato uno spettacolo indegno. Ma quando una squadra complessivamente, diciamo, nella sua totalità non scende mai in campo, che non è scesa in campo per quel poco che può fare e che sa fare, perché io ho detto a Firenze si può anche perdere perché la Fiorentina è una bella formazione, quindi voglio dire che gioca un buon football, tra l'altro l'italiano è molto bravo. Ecco, ma quando una squadra non scende in campo, che dopo 3 minuti un difensore ti fa un errore che manco nella scuola calcio lo vedi, che cosa succede nella testa dei giocatori? È un problema dell'allenatore? Non sentono la società vicina? Perché i tifosi anche a Firenze c'erano, hanno fatto il loro dovere. L'ambiente tutto sommato non è l'ambiente di quando ci stavi tu, che rompevano le scatole ad ogni passo. È un ambiente ormai diventato quasi imborghesito, diciamo la verità. Ecco, che scatta nella mente dei giocatori quando tutta la squadra fondamentalmente non scende in campo, tra virgolette? Ma direttore, tanto le dico che non ho visto la partita di Firenze perché ero fuori per lavoro, ero in Messico, sono tornato dopo, quindi non l'ho visto, ho solamente preso informazioni dai giornali, ho visto solamente i commenti dopo. Però la sensazione è che in questo momento la Salernitana sia in grandissima difficoltà e non sappia bene come poter uscire da questa situazione. Ci aveva fatto sperare un pochettino con la vittoria sulla Lazio, che sembrava avere dato qualcosina in più dal punto di vista mentale, però si è ripiombati dopo la prestazione di Firenze in una situazione buia. Adesso precisamente bisognerebbe stare all'interno di una squadra per sapere bene le motivazioni. Quello che si vede da inizio anno comunque è un ambiente molto dispersivo dove si fa fatica a partire da un punto, quindi non si capisce chi gestisce la situazione, non si capisce bene se è un gruppo unito o meno, non si capiscono bene tante cose, è anche difficile dare un giudizio da fuori, no? A parte quelli evidenti da tifoso, da commentatore, quindi è una situazione sicuramente delicata. Voglio dire, insomma, quando una squadra non scende in campo, cioè da cosa dipende? Secondo me dipende proprio da questo, nel senso, in questo momento il calcio è diventato un'azienda individuale, no? E in questo momento quello che si percepisce di Salerno è che tutti stanno pensando all'io più che al noi, e sto parlando dalla testa arrivare fino ai giocatori, quindi si sta pensando più a una questione personale più che a una questione generale. Questo si percepisce bene, si percepiva dall'inizio di quest'estate con questa situazione, e purtroppo le voci che ci sono al di fuori danno conferma di quello che si vede in campo. Quindi come vedi credo che abbia fotografato la situazione. Ho capito bene, ma sei stato in Messico? Sì, però seguo il calcio. Padre, quindi... di Ochoa, che si dice di Messico di Ochoa? Si parla molto bene di Ochoa, chiaramente poi alla fine... abbiamo parlato anche di Ochoa in Messico, veramente, perché ho incontrato due presidenti di due società di Serie A, e quindi si parlava di Salernitana, e si parlava un po' di questa situazione di Ochoa, che in questo momento, vabbè, visto la situazione della Salernitana, non è bellissimo, però il portiere
è un idolo nazionale, quindi visto benissimo. Potrebbe andare via Ochoa, mi stai dicendo? No, assolutamente, no. Però si faceva commenti sulla Salernitana, nel senso. È uno dei calciatori attenzionati, Peppe. Sono Peppe Anicelli, buonasera, piacere di ritrovarla intanto Vignaroli. Certamente, mi ha colpito molto la parte finale del suo ragionamento, che corrisponde anche all'analisi del presidente Iervolino. Il presidente Iervolino a un certo punto ha detto nelle ultime ore qualche giocatore dovrà andare via e dovrà restare a Salerno chi ha voglia e chi è pronto a sudare la maglia granata, quindi la sua fotografia è assolutamente perfetta. Ma come si rimedia a tutto questo? Cioè, la mossa dell'allenatore è stata già fatta, che cosa si deve fare? Si deve cambiare il direttore sportivo? Bisogna resettare completamente? Cioè, perché c'è il rischio poi che la stagione scivoli via, nonostante che il gruppo delle squadre impegnate nella lotta per non retrocedere sia ancora abbastanza compatto. Ma secondo me bisogna partire dai punti certi, e da chi vuole rimanere e chi ha voglia di ribaltare la situazione. Questa è la parte, penso, principale. Chiaramente uno, l'opinione che si fa da fuori è che tutti vogliono andare via, questo è, o che qualcuno non sia contento di essere rimasto. Quando ci sono queste situazioni, chiaramente sono le prime che fanno deteriorare un gruppo, no? Si è parlato anche negli anni scorsi, i gruppi sono fondamentali quando ci sono più persone che vanno verso una direzione. In questo momento sembra quasi l'opposto, che tutti si tolgono la responsabilità di quello che è, a parte qualche sporadico episodio di reazione, di orgoglio che c'è stata di qualche singolo giocatore. Il resto si vede che la squadra sta naspando. È difficile anche dare un giudizio su un allenatore, su un direttore, su queste cose qua. Chiaramente tutti pensano in questo momento a parlare del proprio compito, ma bisognerebbe pensare al compito di tutti, all'obiettivo generale, che penso sia la cosa più importante. Quindi focalizzarsi su quello che è l'obiettivo, essere uomini e prendersi le proprie responsabilità. Quindi chi vuole rimanere rimane e pedala, il resto dica la verità. E non si creano i soliti compromessi di chi si toglie la responsabilità, voglio andare via, non è stato questo, non è stato quello. Sono situazioni pericolose queste. Adesso c'è questa prospettiva di gennaio, no? Che sembra essere l'isola della salvezza. Ma lei pensa che gennaio davvero possa poi dare la svolta se non si risolvono questi problemi? Io credo di no, personalmente. Io penso di no. I problemi vanno identificati, vanno risolti, non so in che modo, però i tempi sono abbastanza stretti, non serve cambiare 10-15 giocatori, serve mettere un punto e partire da quel punto. Quindi non conosco bene la situazione interna, perché chiaramente da fuori è sempre più facile dare dei giudizi, no? Non capisco bene quale sia la situazione, però ci siamo fatti un'idea. Quindi penso che in questo momento regni un po' di caos all'interno della squadra, sia evidente. Fabio, io invece ti chiedo che cosa terresti di questa Salernitana? Nel senso, contro la Lazio una buona prestazione, lasciando stare il dato tecnico, si era intravista la voglia di questa squadra di provare a salvarsi. Contro la Fiorentina un nuovo tracollo, adesso si riparte di nuovo da zero per provare a fare punti. C'è qualcosa di questa squadra che si può ottenere, per al di là ovviamente delle operazioni di mercato che verranno, però da qualche punto fermo bisogna pur ripartire? La squadra sarà in ritiro da domani per preparare questa sfida con il Bologna, lo ha fatto anche nella gara con la Lazio, contro la Lazio, e pare che sia servito quantomeno a fare gruppo, però ci deve essere un punto fermo da cui ripartire e pensare solo a fare quanti più punti è possibile in vista di gennaio, poi si vedrà. Secondo te quale potrebbe essere? Punti fermi sono quelli proprio di riconoscere da che uomini si parte, nel senso, io quando parlo di uomini non parlo solo di giocatori che sono titolari, quindi non si parla solo di 11. Quando si parla di gruppi si parla anche di 30-35 persone, e i primi che devono prendersi la responsabilità sono quelli che non giocano, perché devono comunque contribuire a far crescere l'ambiente, no? Spesso nelle società succede proprio questo: chi non gioca è scontento, chi gioca è scontento. In questo momento penso che la situazione della Salernitana sia questo: chi gioca non è contento, chi non gioca non è contento. Quindi in questa direzione
si crea solamente il macello. E i segnali sono sotto gli occhi di tutti, è una squadra che fa gol e lo prende subito, che fa fatica a fare un gol e dopo un secondo lo prende, quindi è proprio un segnale di poca coesione, no? di debolezza mentale, ma non dipende dalla qualità dei giocatori, perché ci sono degli ottimi giocatori. La qualità della rosa secondo me sarà giocata con tante altre che sono anche sopra la classifica, perché è proprio questa situazione mentale, quindi è riconoscere da quali persone bisogna partire per il futuro. Direttore, volevi chiedere qualcosa? Io penso che Fabio abbia fatto un'analisi molto precisa, ma giustamente poi molto alla fine... Molto preoccupante anche. Sì, ma credo che abbia fotografato bene. Assolutamente. Fotografato assolutamente bene. Sì. Ma un erede di Vignaroli, no? Speriamo anche meglio di Vignaroli, nel senso, io ero uno che lavorava per la squadra, quindi... Ci sono tanti miei compagni, magari qualche gol anche fatto. Chi non gioca è importante, ripeto, quindi è importante trovare degli uomini disposti a questo, no? Che non vuol dire sempre vincere o perdere, vuol dire dare un segnale importante. È vero. Posso chiedere, viaggio in Messico, di lavoro ovviamente, che tipo di attività sta svolgendo in questo momento Vignaroli? Dove? Credo sia molto interessante, visto che ha questa capacità di analisi così. Per fare una mediazione per il Napoli. Così quindi, efficace. No, sentiamo Fabio. No, sto lavorando per un'agenzia che si chiama Aride Sport, e faccio scout per loro. Quindi... Adesso stanno facendo, abbiamo portato due giocatori interessanti in Scozia e uno si è rivelato molto molto bravo e da quel punto lì è partito, quindi ci hanno chiamato in Messico due o tre club importanti per fare mercato anche in Europa, quindi mi hanno chiamato per delle consulenze per guardare, per analizzare un po' di giocatori, un po' di squadre. Sì, Michele, ho capito bene, tu non usi l'algoritmo, cioè li vai a vedere i giocatori. No, io odio l'algoritmo. Anche perché l'algoritmo è qualcosa di sconcertante, c'è sempre la componente mentale che è molto più importante dell'algoritmo. Sì, beh, certamente. Infatti la mia era una battuta. Complimenti Fabio. No. Complimenti, in bocca al lupo per la sua attività. E allora grazie a Fabio, grazie a Vignaroli, che è intervenuto nella nostra trasmissione, ha fotografato ovviamente il momento della Salernitana, da arguto ed attento questo, ha detto signori, ai lavori. Certo. Io lo terrei d'occhio, fossi il presidente di Serie A, per immaginare un domani di metterlo nel mio organigramma, perché mi sembra che abbia visione e devo dire che da lontano... Quando avete colto quando ha detto le voci che girano nell'ambiente, delle cose, cioè, quello secondo me dice più di mille analisi e di mille algoritmi. Beh, ed è un'analisi... Se ne parla anche in Messico, la situazione comincia a farsi preoccupante. Dici, direttore. Devo aprire una piccola parentesi, approfittando anche che c'è Colombone, che sicuramente sarà d'accordo con me. Purtroppo devo dire che su Facebook c'è ancora quella vergognosa pagina contro i ragazzi del treno. Allora, penso di parlare a nome di tutti, di rilanciare, perché noi ne abbiamo già parlato, da questa trasmissione, l'impegno di tutti affinché quella maledetta pagina venga rimossa, perché non è possibile, io sono per la libertà di tutti, eccetera, però quando poi si supera la decenza, si superano certe cose e bisogna pure mettere un freno, perché non è possibile. Certo. Quindi per chi ci sta ascoltando, contribuite anche voi cortesemente a segnalare quella pagina contro i quattro ragazzi del treno, che va assolutamente rimossa. E allora vi leggo qualche messaggio. Per me la Salernitana deve giocare dall'inizio di ogni partita, Rocco, faccio rispondere te, con il 4-5-1 per non prenderle e poi vedere durante la gara se si può cambiare modulo. Ora è importante muovere la classifica e tenere il morale alto, lo dice Massimo. Individuare il modulo giusto è complicato, bisognerebbe conoscere tutti i giocatori bene, ovviamente il mister è lì per questo. Li vede tutta la settimana, li allena, quindi probabilmente tiene il polso della situazione, mi auguro, che un allenatore che vede costantemente i giocatori
conosce sicuramente il modulo da mettere in campo per cercare di prendere il meglio, il massimo dei propri giocatori. Che poi la Salernitana, vedendola così come giocatori, dalle caratteristiche può fare il 4-5-1, ci sono gli elementi per poter fare il 4-5-1, perché con i due centrali e i terzini, gli esterni bassi, mi riferisco a Mazzocchi e Bradaric, può tranquillamente giocare a 4 dietro, non c'è dubbio. Il punto è che, vedendo un attimo però i risultati che ha ottenuto la Salernitana, probabilmente questa è una squadra che si sente più sicura quando gioca con i tre centrali e i due esterni che fanno, diciamo, i braccetti. Certo. Questo è per quello che finora si è, da quello che si vince dalle, quando ha ottenuto punti la Salernitana, insomma. Certo, 4-5-1. La Salernitana non solo ha giocatori scarsi, ma è anche assortita male da un punto di vista di qualità della rosa. Ci sono troppi doppioni, troppi giocatori scarsi e troppi doppioni. Il problema è che aggiungo una definizione di un nostro altro gradito interlocutore come l'avvocato Antonio Cammarotta, che definisce mezzi titolari numerosi giocatori della Salernitana. L'ho vista, l'ho letta oggi, sì. Mi è piaciuta molto e voglio attribuirgliela, perché secondo me fotografa bene il momento, quel giocatore che sarebbe interessante. Parlavamo prima dell'attaccante della Salernitana, che inserito in un contesto strutturato magari potrebbe dare il meglio di sé, ma che messo in questa confusione, caos, l'ha definito Vignaroli, poi finisce per far smarrire anche il suo potenziale. Ecco, scusami Tommaso, ti ho interrotto, ma credo ci stesse bene questa definizione. Allora, la Salernitana nasce da un equivoco di fondo che in qualche modo Sosa aveva risolto brillantemente lo scorso anno, cioè che Di ha bisogno di un muro lì davanti per poter rendere bene. Dico sempre a quelli che dicevano che Piontek segnava poco, ma Piontek era uno che lavorava per la squadra, e soprattutto per Di. Di ha fatto 16 gol, come ricordava Peppe. Poi hai Candreva, che non puoi impiegarlo come mediano, come è successo con Napoli, voglio dire, la follia pura, eccetera, che è un giocatore, è chiaro che è bravo dalla cintura in su, magari ti può dare anche una mano. Allora, se non si risolve questo rebus, cioè chi mettere dietro per dare equilibrio alla squadra, è chiaro che 4-5-1, amico mio, ma con una difesa che abbiamo che fa acqua da tutte le parti, che non un centrocampo che non fa filtro, significa consegnarsi agli avversari. Noi qualcosa, una squadra che si deve salvare, qualcosa dobbiamo anche tentare di proporlo, con tutti i limiti, secondo me, dell'organico della squadra e di un allenatore che fin qui non è che abbia eccelso dal punto di vista delle scelte tattiche. Sosa impiegò la partita con la Lazio per rimodulare la Salernitana di Nicola, che imbarcava acqua da tutte le parti. Quindi questa è la scossa che serviva alla Salernitana e che purtroppo non c'è stata. E allora guardiamo nella nostra grafica quale dovrebbe essere, quale sarà, perché le partite sono definite, la volata salvezza per la Salernitana, che è a 8 punti, ovviamente a confronto con le altre. La Salernitana affronterà Bologna in casa, poi Atalanta, Milan e Verona, il Cagliari, Sassuolo, Napoli, Verona, Empoli, il Verona, Lazio, Fiorentina, Cagliari e Salernitana, poi c'è l'Empoli con il Lecce, Torino, Lazio e Cagliari e l'Udinese, Inter, Sassuolo, Torino e Bologna. Peppe? Ma ragazzi, quando sei ultimo in classifica è dura contro chiunque ed ovunque, non credo che da questo punto di vista la Salernitana possa aspettarsi bisogna fare punti dovunque. E il punto vero è che bisogna scendere in campo in questa fase
con la mentalità di voler onorare la maglia innanzitutto e di credere fortemente nell'obiettivo della salvezza. Cioè, io quel che ho avuto come sensazione negativa è di una rassegnazione, ho percepito una rassegnazione nella partita di Firenze. Sì, c'è stato l'episodio che poteva riportarti in corsa sul 2-1, ma nel contesto di una gara dominata dalla A alla Z, dal primo al centesimo minuto dalla Fiorentina. Cioè, e questo non va bene, questo non va bene. Cioè, una squadra che deve lottare per salvarsi deve giocare quel pallone come se quel pallone fosse il pallone decisivo della finale di Coppa del Mondo, e non è retorica. Cioè, queste sono le caratteristiche che deve mettere in campo questa squadra, sopperendo magari anche a qualche lacuna di tipo tecnico, a qualche disfunzione tattica, perché poi un giocatore che sta in Serie A è capace anche di aggiustarsela da solo, la posizione, certo, o il lavoro che fa sul campo se si accorge che la sua posizione in quel momento non è efficace. E certamente interventi come quello di Pinola sono inaccettabili, cioè sono inaccettabili soprattutto dopo pochi minuti di gara. Cioè, significa che tu sei entrato in campo, dici facciamo la scampagnata, poi ti butti lì, non esiste, cioè non è accettabile quel tipo di errore. Sapete, come se il direttore la mattina sbagliasse il titolo, facesse la, confondesse la E verbo con la E congiunzione. Questo non succederà mai, perché non può succedere una cosa del genere. E allora abbiamo una telefonata, pronto? Pronto, buonasera. Buonasera. Saluto, saluto con affetto il direttore D'Angelo e il grande Iannicelli, che vi seguo da tempo e vi seguo sempre con affetto. Però purtroppo io, noi ci siamo sentiti un mese fa e io purtroppo devo, sono troppo nervoso con il presidente, la verità, ce l'ho morto, perché cioè, è impossibile tenere ancora De Santis a Salerno. Cioè, ora che succede? Se malauguratamente noi perdiamo con il Bologna, che può succedere, perché il Bologna io lo reputo la stessa forza della Fiorentina, che è una signora squadra, viene a Salerno e vince la partita. Che facciamo? Cambiamo di nuovo allenatore, chiamiamo di nuovo Sosa? Cioè, il signor De Santis come fa a rimanere ancora a Salerno? Questa è una squadra di Serie B. Purtroppo siamo ultimi perché siamo scarsi. E voi, la vostra competenza, che vedete calcio, abbiamo la stessa età, perciò mi permetto, sono anni che vedete calcio, sia il direttore D'Angelo sia Iannicelli. Ma è assurdo presentarsi a Firenze, cioè Inzaghi è stato quasi da un mese a Salerno, scusate, ma ci rendiamo conto che tifosi che sono andati a Firenze, ma che rischio, pure poi si parla dei tifosi, si parla della città, si parla, ma se senta fa giù, cioè, ma dove vogliamo arrivare? Ora aspettiamo a gennaio, ma a gennaio con quale prospettiva? Sono tre partite di fuoco, cioè, ma scherziamo, sono tre partite di fuoco, Bologna, Milan, cioè, ma con questo stato d'animo, con questa, cioè, zero gioca, una squadra che cammina, cioè cammina in campo, assurdo. E il signor De Santis sta ancora a Salerno, cioè l'ha mandata a Nicola, l'ha mandata a Sosa, ora è arrivato in Zaga, e lui, cioè, dopo tutto questo disastro, lui non ne risponde, fa lui la campagna acquista a gennaio, ma chi la fa? Dove? Con chi? Boh. Cioè, io questo vi chiedo a voi, è assurdo che il presidente, il silenzio del presidente, cioè, ma chi si sta aspettando? Cioè, dobbiamo arrivare a 10-12 punti, avevo distacco tra, anche perché io vedo squadre, il Verona ha fatto un partitone a Udine, cioè gli altri giocano, corrono, volano. L'amico ha usato l'espressione partita di fuoco. Io a Firenze ho visto una partita all'acqua fresca, all'acqua di rose addirittura, e qui ci vorrebbe qualche citazione, no? È primavera, svegliatevi bambine, presti. Direttore, perché De Santis si sta ancora al suo posto? Cioè, gita scolastica a Firenze. No, ti fermo solo un secondo, perché mi dicono che abbiamo un'altra telefonata, poi diamo una risposta collettiva. Pronto? Guardi, io sono uno dei fessi che ha partecipato alla trasferta di Firenze, che purtroppo ha vissuto dal vivo questo scempio. Come ti parla... chiami? Come ti chiami? Sono Francesco. Francesco, dici tutto. Che appunto si è visto proprio questo scempio di cui parlavate. A prescindere che per quanto mi riguarda i calciatori dovrebbero andare in ritiro sul Monte Cervate, e che siamo stanchi, cioè noi dal presidente ci aspettiamo risposte. Non vogliamo soluzione ai problemi, non vogliamo l'elenco delle cose che già sappiamo. Ce lo sappiamo che ci sono dei gruppi che non vanno d'accordo, eccetera. Io volevo chiedervi se in questo casino le porte aperte potevano essere di aiuto, cioè potevano mettere, non lo so,
Di sana pressione a questa banda di sciagurati. Grazie. Giusto Francesca. Allora, su De Santis, la vetta del Montecervati e destinazione Amena, quindi voglio dire, attenzione, insomma, mi sembra un luogo attenzione giusto a non scaricare, come furbescamente ha fatto il presidente, le responsabilità tutte ai calciatori. I calciatori, la maggior parte, sono scarsi. Amici miei, sono scarsi per la Serie A. È inutile che ci illudiamo, purtroppo, sono scarsi. Siamo manchevoli in alcuni ruoli e molti sono scarsi. Ma la cosa grave, io volevo evitare di affondare i colpi, però Francesco l'ha buttata in mezzo, non posso dire, cioè, se quante partite ha fatto in Sarri? Da quando qua? Non sta da un mese, sta più da un mese. Sì. Se non è riuscito a ricucire lo spogliatoio, perché è evidente, no? L'ha detto in fondo anche il presidente. Se non è abbiamo riuscito, anche una grafica sulla gestione Inzaghi. Se non è qua riuscito. Sì, ma non ne frega, i numeri. Vabbè, è meglio non guardare. Diamo i numeri. Cioè, spieghiamola, la grafica è. Delle da quando è arrivato partite a Inzaghi, ultime questo è il rendimento delle squadre complessivamente, sì, è corretto? Sì, 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 è corretto. Allora, se l'allenatore non è riuscito a ricucire lo strappo negli spogliatoi, che è evidente, dopo oltre un mese di permanenza a Salerno, signori miei, si unisce la non bravura di molti giocatori, qualcuno si sente addirittura Pelé, ad una situazione esplosiva all'interno dello spogliatoio. Qui, perciò, il ruolo del direttore sportivo, e vengo a quello, cioè, De Santis andava cacciato 2 anni fa, ma se alla società sta bene fondamentalmente a uno che non dà fastidio, il quale, devo dire, non è che poi gli hanno dato molta, mentre a Sabatini gli dissero fai un miracolo, e Sabatini lo fece, qualcuno è andato bene, qualcuno è andato male, ma in quei pochi giorni, fammi finire di parlare, taci, con una squadra ultima in classifica, già condannata, era anche difficile far venire i giocatori a Salerno, noi dobbiamo considerare anche questo. È chiaro che lì Sabatini ci mise tutto, come dire, la sua esperienza, la sua forza morale nei confronti di molti calciatori, cosa che ovviamente noi non abbiamo. E in una situazione del genere, questo serve alla Salernitana. Se adesso gira la foto del treno dove Inzaghi sta una parte... Come De Sante, la canzone dei Pooh, Uomini Soli. Uomini Soli. Ma è lo specchio. Però io riconduco tutto al presidente Iervolino, il quale prima ne caccia De Santis con un'intervista al Corriere dello Sport e poi se lo tiene. Cioè non ha reattività, non capisce che calcio, il calcio moderno è immediatezza. Ci voleva dopo Salernitana Napoli anche per dare una scossa e un conforto all'ambiente. Reattività ci voleva con la vicenda degli Stewart, reattività ci voleva dopo la partita con la Fiorentina. E poi io penso che sia grave che in un momento come questo il presidente non vada allo stadio per seguire la Salernitana in trasferta. Sono tutti fattori che sono in questo momento segnali che sono non segnali, ci piacciono. Secondo me, che il presidente, sono bravo stasera. Milan ha detto dico, sembra lontano ma è vicino, una presenza eterea. Cari amici vicini e lontani, così esordiva Nunzio Filogamo. Abbiamo un'altra telefonata, sentiamo chi c'è. Volevo dire a quel tifoso che ha acquistato il biglietto per la gara con la Juventus. Chiama Pasquale Gallo. Pasquale ti può risolvere il problema con un paio di biglietti in tribuna VIP. Sentiamo chi c'è al telefono, pronto? Silenzio, chi è? Mi chiamo Walter. Non ho capito. Mi chiamo Walter. Walter, dici tutto. Niente, io sono stato a Firenze, è stata una cosa penosa, veramente. Roba da. Niente, non ci sono parole, perché veramente è stata una squadra proprio inesistente. Abbiamo veramente. È stata una vergogna totale. Io a questo punto penso di non andare più allo stadio perché sono stanco, come me tantissimi tifosi che
non ce la fanno più. Che dire, Inzaghi è poca cosa, perché non sa dare un gioco identitario alla squadra e non sa mettere il giocatore in campo. Per me è un allenatore da Serie B, non da Serie A. L'ho sempre detto, però purtroppo il presidente non ha... dice che in 3 anni ha capito tutto del pianeta calcio, ma secondo me quello che si è capito non ha capito nulla. Quindi questo volevo dire, forza Serie. Grazie Walter. Quello che mi preoccupa, ma mi dispiace perché siamo tutti tifosi della Salernitana, anche noi che stiamo davanti alle telecamere, e sentire questo sconforto sì, da parte dei tifosi perché è uno sconforto che ci dispiace, che mi sembra più brutto. Non è la sconfitta, no, mi sembra più brutto anche dell'anno del 32 dicembre, perché li vedevo combattivi, adesso no, adesso sento davvero tanta amarezza. Perché l'anno del 32 dicembre, comunque, una squadra ovviamente scarsa per la Serie A, però combatteva. Però è una squadra che combatteva. Poi partiva perché era ovviamente la più scarsa, andò a vincere a Verona. Cioè, quella di Firenze, o quella di Empoli anche, ragazzi. No, io vorrei quella sapere, vorrei sapere. E l'anno scorso era Nicola che non ci capiva niente. E poi è arrivato Sosa che non gli ha fatto fare la preparazione. Io vorrei sapere, in questo spogliatoio, oltre a giocare, che cosa devono pensare? Pare che siano pagati e ringraziati, o no? Pare che siano in linea con gli stipendi. Ma devono fare allenamento e devono giocare. Che succede in questo spogliatoio? Allora, i giocatori, cara Polverino, sono degli animali strani. Hai capito? Che quando fiutano, che il capobranco è in difficoltà, che diciamo che il direttore sportivo non conta niente, che Iervolino c'è, non c'è, che Fimmanò parla e fa gli show e cose. Sono animali da... Questi sono i giocatori. Ci fu un episodio di un allenatore della Salernitana, Rocco lo ricorderà, che si chiamava Papadopoulo. E in una partita da Cireale, sai, quei campi infuocati della Serie C, eccetera, quando vide che qualche giocatore, ovviamente impaurito, tirava, lo prese di petto, questo lo raccontava sempre in modo Fulvietto, e lo appese all'attaccapanni. Per dire cosa? Per dire che questa è la forza, voglio dire, che era un signor Tezzino, uno di quelli che menava, magari avessimo uno che menasse come Papadopoulo, perché quello menava, ma non facevi i falli di Pirola, anche se era un altro calcio ed era più facile. Però voglio dire, è anche la forza che un allenatore sa esprimere. C'è chi lo fa con la forza, come magari faceva Papadopoulo, e chi lo faceva con, voglio dire, incuteva timore per la sua classe come Paolo Sosa. Ma voglio dire, Inzaghi è poverino, che capisce poco secondo me, eccetera. Però è anche in mezzo ad una società inesistente, a una situazione esplosiva. Giocatori che sono, ti ripeto, animali che fanno branco, che fiutano il sangue della preda, si divertono a fare, perché sono calciatori. Quindi... E allora diceva bene il nostro Francesco. Perché non tu mi hai per esempio negli spogliatoi uno come Fazio, sul no? Monte Cervati. Hai uno come Fazio. Beh, tu la prima cosa che dovevi fare, visto che è responsabilizzare Fazio, tra virgolette, a metà, nel senso che poverino fa il possibile. È la prima cosa dovevi. Ti dovevi chiamare Fazio, dammi una mano a mettere ordine. Allora, per la sua esperienza, per il suo carisma, per la sua forza fisica, magari a qualcuno lo metteva pure a posto. Poi dopo mi direi di Candreva. Intanto di Candreva, salutiamo Antonio Carbone, Club Salernitana, Ottaviano. Buonasera a tutti. Buonasera Antonio, ti vedo sorridente, ma ne parliamo tra pochissimo perché andiamo in pubblicità e poi torniamo per l'ultima parte di Granatissimo. Non abbiamo finito? Non ancora. Eccoci qua di nuovo in studio, andiamo subito da Antonio Carbone, Club Salernitana di Ottaviano, a cui faccio perdere subito il sorriso perché dobbiamo fare una rettifica. Maurizio Milan si è sbagliato, non si andrà in ritiro domani ma venerdì, quindi non è un ritiro, ma insomma si è sbagliato, vanno in ritiro venerdì. Antonio, allora partiamo da un presupposto.
io seguo la Salernitana ormai da quasi 30 anni. Questo sconforto noi salernitani siamo abituati a viverlo quasi anno per anno, perché io difficilmente riesco a ricordare grandi campionati vincenti che abbiamo fatto nella nostra storia, almeno degli ultimi 30 anni che io ricordi. Fatto salvo qualche promozione, lo sconforto della D fino a che abbiamo vissuto negli anni 2010, ma sostanzialmente di questi periodi solitamente la Salernitana ci porta sempre nello sconforto. Quindi però, diciamo, io sono fiducioso che poi alla fin fine siamo a 3 punti dalla salvezza. È pur vero che domenica col Bologna sarà dura, l'Atalanta abbiamo un pessimo ricordo lo scorso anno, ci attende il Milan in casa e poi una delle partite più importanti che sarà quella a Verona, col Verona a fine d'anno, quindi speriamo di chiudere quei botti, dovremmo riuscire a portare a casa qualche punticino di sicuro, per poi arrivare a gennaio e vedere come procedere. Però c'è una cosa da dire, il mercato va fatto in questi giorni, non va fatto ai primi di gennaio. Quindi dobbiamo capire chi lo farà questo mercato, lo farà De Santis? Ok, ben venga, lo farà De Santis. Ma in alternativa, se non dovesse essere lui, il cambio va fatto subito, non bisogna attendere gennaio. Eh beh, mi sembra che al di là dell'ottimismo che mi fa piacere riscontrare nel nostro amico di Ottaviano, è chiaro che sul mercato, insomma, mi sembra che siamo tutti d'accordo. Lo sto dicendo da settembre. Che doveva fare il mercato a dicembre. Anche a novembre, per la verità. Ma che ci dovevi dire di Candreva? Beh, io dico che Candreva è uno dei pochi giocatori buoni che ha la Salernitana. L'avete, giustamente, non voi, l'allenatore, l'ha tanto sannato dopo la Lazio, forse dimenticando che Candreva ha giocato quella partita perché c'era Dià e Touché infortunato, perché altrimenti non avrebbe giocato né lui e né Castanos, no? Che poi la cosa bisogna ricordarla, eccetera. Dico, non disperdiamo quel poco di buono che abbiamo. Caro Presidente Iervolino, il Bologna si può battere, ma serve una Salernitana che è inferiore tecnicamente, su questo non ci piove, ma che dia, come dire, qualcosa in più, che cacci un'anima, non lo so, si inventi qualcosa. Lei, voglio dire, ma lo dico seriamente, ha il sangue blu della fantasia napoletana, della fantasia campana, diciamo così, forse della fantasia campana. E si inventi qualcosa perché si è inventato il ritiro venerdì, che mi sembra una cosa che si poteva tranquillamente evitare. Ma quello, fare un ritiro costa. Ho capito. Fai presto e dobbiamo vorrei finire di parlare. Io non sono d'accordo con te. E non fammi finire di parlare. Io però non sono d'accordo, perché secondo me non si deve inventare nulla, Iervolino. Iervolino deve fare Iervolino. Iervolino ha dimostrato negli ambiti professionali e imprenditoriali dove si è cimentato. Io penso che uno che inventare qualcosa, perché abbiamo la partita, deve fare Iervolino, cioè deve tornare a fare l'imprenditore coraggioso. Imprenditore significa colui che organizza un'impresa, ne ottiene un utile, il massimo utile e profitto possibile, ma rischiando anche delle risorse. Ma se Iervolino fa Iervolino, è quello che serve alla Salernitana. Non servono invenzioni. Stiamo parlando di Salernitana Bologna, non sto parlando. Questo l'ho detto prima, che Iervolino torni a fare Iervolino. Ma l'ho detto prima, che deve, se vuoi fare campagna acquisti, non devi aspettare che vedi il giocatore di mettere i soldi. Più chiaro di così. Ma devi spenderli bene. Come li ha spesi negli altri ambiti dove si è cimentato. Perché negli ambiti dove si è cimentato. Il calcio però è un'azienda. Il calcio è un'azienda, sì, come è un'azienda strana. Certo. Mi fate sentire chi c'è il telefono. Volevo finire di parlare. Io avevo detto che alle 10 cominciavo a litigare con te, manca ancora un minuto. Manca un minuto, fai presto che devo andare al telefono. Lo volevo dire, io sto parlando di Salernitana Bologna, quindi ha ragione il nostro amico tifoso, presidente del club Ottaviano. In questo momento bisogna fare quanti più punti possibili. Io credo che probabilmente l'ostacolo più duro sia il Bologna,
rispetto a un'Atalanta che ho visto ieri sera molto stranamente molto sfilacciata, ed un Milan che obiettivamente è scarso, questo mi pare fuori evidente, in modo da prepararci per la partita col Verona in una certa maniera. Ed allora bisogna inventarsi qualcosa per Salernitana in Bologna, perché questa può essere una piccola scintilla che riaccende anche il fuoco, voi avete sentito i tifosi, come, ma non per la sconfitta, ripeto, per il modo con cui si è perso a Firenze. Allora, Presidente, lasci perdere il centro sportivo, la Righi chiuso per 2 anni, De Luca, la curva nord, la curva sud, il Volpe, gli Annicelli, faccia finta, cancelli tutto, faccia finta che gli Annicelli non esistano, pensi alla Salernitana e soprattutto pensi a qualcosa per questa gara dove è la società che deve intervenire, è lei che deve intervenire, lei deve fare il presidente per aiutare questa squadra che, ripeto, è già scarsa di per sé e che evidentemente un po' non soffre, non riesce a sopportare le responsabilità, anche se si viene da una vittoria, quindi è una tesi che non regge molto. Oh, evidentemente, dato che c'è sicuramente qualcosa nello spogliatoio, che secondo me tocca pure l'allenatore, il direttore sportivo non è in grado, se ne faccia una ragione, ma lei lo sa bene, e allora scende lei in campo. Sentiamo chi c'è al telefono, pronto? Pronto, buonasera. Buonasera, con chi parliamo? Rosario. Rosario, prego. Buonasera a tutti. Niente, anch'io facevo parte della comitiva della trasferta di Firenze. Come tutti, non dico deluso, ma peggio. È indescrivibile vedere una squadra, anzi una non squadra, in campo solo fisicamente, solo così, ma con la testa non c'erano niente, né, zero, proprio, neanche zero, sotto zero. Una cosa indescrivibile, vista la partita precedente contro la Lazio, c'era un po' di aspettativa in più, si può perdere anche 3-0, perché la Fiorentina comunque non è una buona squadra, ma non in quel modo che ci ha fatto molto male. Io non so che c'è in quella squadra, in quel spogliatoio, ma è veramente indescrivibile. Faccio una proposta, mi rivolgo ai giocatori, visto che sembra che non hanno, fino a questo momento non ci stanno proprio con la testa, o chissà che cosa vogliono fare. Ci pagassero loro le trasferte quando andiamo fuori, trasferte e biglietti, a me ci allevierebbero un poco la delusione, visto che comunque ci prendiamo anche un giorno di festa, barra due, quando andiamo a fare queste trasferte, ci costano tanto. Io personalmente economicamente non me lo posso permettere, altrimenti le farei tutte le trasferte, non me lo posso permettere. Se ci pagassero loro, fosse già qualche altra cosa, almeno facessero qualcosa patico, visto che per noi non fanno niente. Zero, zero, zero. Grazie a Rosario. E allora, allenamenti a porte aperte e poi una singolare proposta, ovviamente quella del rimborso delle trasferte, che pure potrebbe essere un'idea sul Monte Cervati, ovviamente. Le 10, dal Monte Cervati. Sono le 10.03, le 22.03 potresti cominciare a litigare con gli Annicelli. Con Giuseppe Verdi, la prima di un'opera, adesso non ricordo quale, non piacque ad un melomane che scrisse al maestro di Busseto per dirle: maestro, io devo dire la verità, sono venuto dal mio paese, ho speso i soldi per dormire, per mangiare e per il teatro, sono rimasto completamente insoddisfatto dello spettacolo. Il maestro gli rispose restituendogli i soldi del biglietto, disse: guardi, mi dispiace che l'opera non le sia piaciuta, le restituisco i soldi del biglietto, per quanto riguarda pranzo e viaggio, quello no, perché onestamente sono cose sue, esula dalle mie competenze. Però devo dire la verità, sono arrivate 3-4 telefonate di delusi di Firenze e devo dire che forse un gesto che magari per una delle prossime partite dia uno sconto a questi tifosi o gli risarcisca in qualche modo per questa terribile delusione sarebbe da parte della società, secondo me, un intento risarcitorio bello, perché io ho sentito una delusione che va al di là del fatto che, certo, il risultato sportivo è un'alea, ma quando tu non vedi combattere la tua squadra ti arrabbi di brutto.
Mi piace questo messaggio che dice: il presidente punta sempre a questa benedetta sostenibilità e dichiara che ora i conti sono in rosso. Secondo voi qual è la migliore soluzione se non vendere i pezzi pregiati? Sentiamo chi c'è al telefono. Pronto? Cavaliere Guariglia. Oh. Buonasera, buonasera, buonasera. Cavaliere Guariglia. Buonasera, buonasera, il fatto si fa serio. Questa è la terza telefonata che faccio, finalmente stasera mi avete chiamato. Ma io non sapevo che lei chiama non la richiamano, quindi non adesso... Si fa. Io sono il presidente onorario... Perché Cavaliere Guariglia si chiama nelle circostanze gravi, insomma. Misure salutatemi per la regia. All'assessore Galdi. Buonasera. Ecco, buonasera. Salutatemi a Peppe Iannicelli. Ecco. Che sta qui. E all'ultimo al mio amico Tommaso D'Angelo. Eccolo. Caro presidente... È la dottoressa bellissima. Buonasera, grazie. Allora, sentite, io sto ascoltando attentamente, volevo intervenire nelle puntate precedenti, ma purtroppo il mio grido non l'hanno sentito le persone che avete nello studio là. Io domani passerò col mio metro. Giusto. Prendo le misure a tutti. Giusto. E vi porto alla casa del compianto. Posto. È l'ultimo regalo che vi faccio. Filippo, preparati. Preparatevi che sta arrivando il cavaliere Guariglia. Per la regia. Peppe Iannicelli la conosco molto bene. Benissimo. È stata l'inaugurazione 2 anni fa alla presenza del sindaco e di tutta l'amministrazione comunale. Perfetto. Benissimo. Allora, adesso parliamo di sport. Guardate, io sono 60 anni che vedo il calcio, va bene? Questo lo voglio dire a chi ha chiamato lì in televisione e quando lo sto sentendo da lunedì a oggi. La Salernitana sta in brutte acque, anche io l'ho capito, ma in questo momento, se vediamo l'anno scorso, il Verona stava nelle stesse condizioni nostre, come sta anche quest'anno. Ma a fare un casino e a fare bordello a 5 giornate dalla fine del girone di andata e con tutto un girone da giocare di ritorno, ma perché ci stiamo un po' calmi tutti, per favore? Allora il presidente Ripolino ha dichiarato, questo ve lo dico, sono parole sue, non me lo immagino io, se con la fine del girone di andata, è bello che dobbiamo incontrare Atalanta, Milan, Juventus, la Salernitana prenderebbe 7-8 punti e 5-13 su 13-14 punti ha promesso 4 giocatori. E allora è un appello che faccio alla città, ascoltate la voce del cavaliere Guariglia. Siamoci calmi, perché non è ancora tutto perso. Questo qua valeva se stavamo a 5-6 giornate dalla fine del campionato. Ma siccome che ne mancano ancora 24, ma scusate, vi prego, ci sono ancora 82 punti in palio. Statevi calmi, per cortesia. Scusatemi. Allora io dico una cosa, veramente col cuore, se la Salernitana, auguriamoci tutti che domenica fa fuori il Bologna, o un calcio di punizione, o un rigore, quello che può succedere, succede, noi gireremo subito a 11 punti. Nelle stesse condizioni di noi ci sono 5 squadre, in fine vanno 2-3. Allora, ma perché dobbiamo fare questo casino che anche i giocatori facciamo perdere il morale all'allenatore? Vedete la classifica, brava, importante, no? Vedete la classifica? Noi abbiamo l'Empoli a 4 punti, a 4 punti, dico bene. E l'Udinese a 5 punti. Ma perché siamo già in Serie B? E vi prego,
Giusto, giusto Cavaliere, giusto. Mi sembra un messaggio ottimistico. La squadra più che sul Monte Cervati, a Villa Guariglia. E li chiudi dentro Villa Guariglia. Li porterei un po' a Villa Guariglia, li farei confessare dal Cavaliere Guariglia. Io voglio sentire Antonio, che l'abbiamo lasciato lì in preascolto. Che ne pensi, Antonio? Tu, insomma, sei ottimista, il messaggio lo hai dato all'inizio. Il Cavaliere però fa un ragionamento matematico. Certo, fa il ragionamento dei numeri. Sentiamo Antonio. Assolutamente ragione. Ci troviamo a 3 punti dalla zona salvezza. Se guardiamo la classifica di quest'anno e degli ultimi 2 anni, le squadre al girone di andata hanno quasi chiuso più o meno in questa stessa situazione. La stessa Salernitana si è salvata con 31 punti, l'anno scorso il Verona si è salvato con 31 punti e se andiamo a fare una media di quello che è il punteggio, la salvezza quest'anno è ancora intorno ai 30-31 punti. Quindi è vero, teniamo qualche partita difficile davanti a noi, però non dobbiamo già da ora iniziare, come diceva il presidente Guariglia, a buttarci ancora più giù di quello che stiamo. Con una vittoria, lo si è visto con la Lazio, improvvisamente da quando eravamo fuori dai giochi, da 5 punti siamo trovati ad 8, abbiamo recuperato in una sola giornata punti sul Verona, punti sull'Empoli, punti sull'Udinese, cioè abbiamo recuperato punti su tutti. La fortuna nostra è che nel momento in cui noi concorriamo per una salvezza è molto più facile recuperare punti rispetto a chi magari si sta giocando qualcosa in alto, perché quando ti giochi qualcosa in alto devi sempre vincere con la speranza che sopra qualcuno molli. Quando ti trovi nelle retroguardie basta sul serio una partita bene e un'altra mezza pareggiata per ritrovarti di nuovo pienamente in corsa. Quindi c'è, con i 3 punti in palio e possiamo pure vincere 1-0 su un autogol, cioè non è che ci frega più di tanto, alla fine i 3 punti sono quelli che contano e si portano a casa. Quindi per quale motivo già ora? Per quanto riguarda la questione del regalo da fare ai tifosi, beh, forse un bel regalino lo potrebbe fare per Natale il presidente con la partita col Milan, anziché tenere la partita da cartello di primo livello, ce la mettesse proprio al di sotto del terzo livello e riempie lo stadio completamente in tutti i settori, cosa che comunque si riempirebbe, ma quantomeno darebbe la possibilità ai tanti che hanno il desiderio di vedere, tra virgolette, una big e di fare la propria squadra, anche ad un prezzo un pochettino più consono, perché adesso vederci la partita col Milan con la curva a 50 euro di lì a poco e con gli altri settori con prezzi esorbitanti, alla fin fine riempiremo lo stadio di tifosi del Milan che andranno a vedere solo quella partita del Milan. Quindi tanto vale la pena mettere biglietti consoni con prezzi, non dico stracciati perché comunque alla fin fine va anche rispettato chi ha fatto l'abbonamento, ma permettere ai tifosi che veramente ci tengono alla squadra di poter acquistare biglietti a prezzi consoni e non riempire, ripeto, lo stadio così come fatto con l'Inter e qualche altra squadra di tifosi di squadre avversarie. Perché quelli sono tifosi che vanno a vedere una partita l'anno e se lo possono permettere i 120 euro in tribuna. Il tifoso della Sanità non se li può permettere 5 partite a 120 euro. È vero, tutto vero, tutto vero. Sentiamo chi c'è al telefono, pronto? 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 Non ho il ritorno in studio. Sì. Giovanni, devo intervenire. Giovanni, prego. Ok. Niente, buonasera, sono Giovanni. Allora, per quanto riguarda il mercato certamente se vogliamo pensare di avere la speranza di salvarci, pensare di mandare via, di mettere la Saragolica è una follia. Noi dobbiamo assolutamente tenerci i prezzi leggiati, i prezzi migliori. Allora il mercato purtroppo la Salernitana fa tanta sfaccettatura nel suo organo. E se volete io mi faccio i nomi, gente che la Serie A non la potrebbe assolutamente fare. Vogliamo parlare di Maggiore, vogliamo parlare di Lovato, vogliamo parlare di Potente, di Nastrino Palazzo Pitti. Vogliamo parlare di un riesumato, un cadavere riesumato come Simi.
Eh beh, sì, c'è delusione, Rocco, no? Soprattutto sul mercato, perché ovviamente i tifosi chiedono: se vendiamo i pezzi pregiati, i gol chi li fa? Inzaghi non credo. Però penso, devo essere sincero, sentendo un po' tutti i commenti, e probabilmente anche noi abbiamo contribuito, però dobbiamo dare un attimo anche noi la scossa, perché altrimenti creiamo i presupposti alla squadra per adagiarsi e lasciare andare tutto. Insomma, la Salernitana è in corsa per la salvezza, ce la può fare. Ovviamente c'è bisogno dell'impegno di tutti. Semmai Iervolino potrebbe anche aprire lo stadio ai tifosi, certo, nel senso di abbassare un po' i prezzi, abbassare i prezzi o fare degli allenamenti, un allenamento a porte aperte, per, come diceva il nostro amico da casa, far sentire ai calciatori una sana pressione senza poi voler trascendere. Ma la tifoseria, certo, salernitana non è abituata a questi gesti estremi, anzi sta dimostrando anche molto matura. Cioè bisogna reagire, non può essere, la Salernitana non può retrocedere, per noi tifosi la Salernitana non deve retrocedere, quindi bisogna fare di tutto, fare il tifo, andare allo stadio, magari essere propositivi. Magari abbassando i prezzi dei biglietti, così come è stato fatto contro il Bologna, anche per le gare di cartello, visto che è un momento delicato, e non pensare soltanto a monetizzare. Pronto? Scusami, Peppe. Pronto, con chi parliamo? Pronto, buonasera, sono Mario, chiamo da Baronissi. Mario, prego. Dunque, in merito alla vostra splendida analisi, seguo la trasmissione da appassionato e simpatizzante, e mi congratulo con le vostre opinioni, però noto che comunque si è valutato un po' meno l'aspetto di una società in crescita e giovanile. Mi spiego meglio. Il presidente Iervolino, poco avvezzo ovviamente a questi palcoscenici, e si lascia un po' anche consigliare da quel che si può e quel che si deve fare in Serie A. Giustamente si apprendono le cose buone, ma si apprendono le cose buone da presidenti che sono lì da 10, 15, 20 anni e si adegua a quello che è il sistema. Quindi un attimino il rapporto con quello che invece è la realtà salernitana, che merita tanto, è totalmente diverso. Abbiamo perso una parola focale: dignità. In mezzo al campo, i ragazzi giovani che esprimono talento, che danno fuoco e fiamme, che lottano e combattono, devono essere prima di tutto uomini, dignità. Invece al momento sembra che, giustamente, basandosi sul criterio di prendo il nuovo talento, che magari mi sa fare lo stop di petto, mi tocca la palla di esterno e mi fa il lancio, ma poi alla fine fa comunella, fa un po' di caciara, ecco, se mi permettete il termine, e di cui di questi ce ne sono tre o quattro, e sicuramente dove è stato molto più comodo, anche economicamente parlando, lasciare andare via Sosa, un allenatore di spessore che però purtroppo si imponeva, e questo non andava bene a tutti, rispetto a scegliere un nuovo metodo, bah, magari questo può piacere, risparmiando e tenendosi però i quattro talenti ma non dignitosi. Tanto rispetto per Inzaghi, per l'amor di Dio. Non è un ripiego, anzi, magari è stato interpretato come una volontà di svolta, perché altrimenti il non svoltare avrebbe costato tanto dal punto di vista caratteriale. Per quanto riguarda i tifosi, io credo che un'analisi molto scevra, semplice, è quella che chi sostiene, sostiene sempre, nella buona e nella cattiva sorte. Eh beh, grazie, grazie, grazie al nostro telespettatore che ha focalizzato, sì, l'attenzione anche sull'aspetto caratteriale, no? Con una parola, dignità, che è quella momento pare stia mancando. Sì. Devo dire che saluto intanto con affetto il Cavaliere Guariglia, sperando di potermi servire dei suoi apprezzati servizi di qui a 100 anni, ovviamente, però a me non piace questa logica. Cioè tu devi scendere in campo contro il Bologna
quella è la finale di Coppa del Mondo. Cioè l'idea di dire mancano ancora tanti punti, mancano ancora tante partite, secondo me per chi sta in fondo alla classifica non esiste. Cioè per te quella è la partita della vita, è lo spartiacque della stagione, ci vuole furore amici cari, non acqua fresca, per cui mi permetto anche di dissentire dall'interpretazione dell'amico di Ottaviano, di cui colgo il senso positivo, perché il campionato è ancora lungo, la stagione è ancora lunga, però secondo me questa squadra ha bisogno di sentirsi con le spalle al muro, di essere sull'orlo del baratro e di dire adesso dobbiamo svoltare, perché se andiamo avanti così a un certo punto la stagione scivola via e non la metti più a posto. Quindi io dico che ci voglia furore, magari la società potrebbe incentivare, qui condivido, con una politica dei prezzi, non tanto abbassare per esempio i prezzi la partita contro il Milan, ma magari fare dei mini abbonamento, metti insieme la partitissima con altre due partite, certo, di minore richiamo e quindi metti in modo tale le persone di poter fare un piccolo mini investimento, di vedere la big e di vedere anche le altre due, perché anche contro la Lazio ho visto ampi vuoti sia nei distinti che addirittura in curva sud, certo. Quindi questo dobbiamo sempre tenerlo conto di conto e di considerazione. Sentiamo chi c'è al telefono, pronto? Buonasera, Michele da Torrione. Michele, prego. Volevo fare due domande, una per Tommasone e una per Peppe Giannicelli. Volevo sapere da Tommasone se è vero la voce che gira che la Salernitana ha un passivo di 30 milioni di euro e che quindi a gennaio sarà costretta prima a vendere per fare questo mercato. Vai, vai con l'altra domanda. L'altra invece a Peppe Giannicelli. Cosa ne pensa del fatto che se Iervolino stesse pensando al paracadute per ricominciare? Grazie a Michele, vai direttore. Michele. È vero, perché l'ha dichiarato Iervolino proprio ieri sera, che la Salernitana deve avere un riequilibrio finanziario, ergo i conti a suo dire sono in rosso e che quindi per acquistare bisogna prima cedere. L'ha detto il presidente, quindi è tutto vero. Peppe. Assolutamente no, Iervolino ha dimostrato con l'instant team di il telespettatore chiedeva se Iervolino stesse pensando al paracadute per sistemare i conti. Assolutamente no, Iervolino è un personaggio ambizioso, un imprenditore vincente in tanti ambiti, vuole la Serie A a tutti i costi e anche a qualcosa di più. Ha voluto lanciare un messaggio richiamando la vicenda della gestione, che ovviamente impone anche alcune scelte strategiche ed economiche, ma sono assolutamente convinto che sia iperconcentrato sul traguardo della salvezza, perché sa bene che la Serie A è la condicio sine qua non per tutti poi i percorsi, i progetti, i programmi e le iniziative di crescita successive. E allora io devo salutare Antonio Carbone, Club Salernitano Ottaviano, che ovviamente domenica sera sarà allo stadio a sostenere la Salernitana. Antonio? Assolutamente sì, però volevo fare solo un piccolo ringraziamento a tutti, per i tifosi che da tutta Italia domenica scorsa ci hanno fatto gli auguri per il 25esimo anniversario della fondazione del nostro club, durante la partita con la Lazio che abbiamo visto tutti insieme, e poi di conseguenza diciamo abbiamo festeggiato il 25esimo anniversario e gli auguri sono arrivati un po' da tutto il panorama calcistico dei tifosi della Salernitana e non solo. Quindi grazie a tutti, grazie a voi anche per avermi accolto nella vostra trasmissione. Grazie a te Antonio, ovviamente in bocca al lupo per tutto quello che sarà con il club Granata Ottaviano. Dicevamo ovviamente gara del Bologna, gara con il Bologna in primo piano. Abbiamo la nostra grafica sulle dichiarazioni di Tiago Motta. Tiago Alamu, attacco a VAR e arbitri, la FIGC ci apre un fascicolo a Salerno per fare un buon risultato, ma dobbiamo cambiare l'atteggiamento esterno. Direttore, il Bologna finora fuori dalle mura amiche non ha avuto il rendimento casalingo, certo. Te l'ho detto il motivo, perché è una squadra che gioca bene ma che soffre un po' l'agonismo degli avversari. Come la faresti giocare la Salernitana col Bologna? Ma farei giocare con i quattro dietro, che mi sembra in questo momento, con tutti i guai che abbiamo, l'atteggiamento più prudente migliore è i tre a centrocampo, non, e Candreva dietro di due attaccanti. Non ci sono
le condizioni per pensare ad altro. Molte soluzioni, voglio dire, perché la squadra è anche non solo scarsa, ma è anche assortita male. Ma tu lo faresti questo allenamento a porte aperte, così come chiedono io i tifosi? Io farei sempre un allenamento a porte aperte. Un infrasettimanale a porte aperte. Per esempio, il Comune, quando ha fatto la convenzione, a proposito, vi sta pagando la Salernitana o ci sono reti scoperti, assessore? No, che ancora devono sicuramente pagare un po' di arretrati. Un po' di arretrati, quindi c'è un debito col Comune. Per questo Colombone non si apre la curva nord? No, non penso, voglio dire, no. No, per la curva nord mancano la verità è sì. Che la Salernitana deve presentare della documentazione in merito all'affidamento dei lavori per l'impresa sì, che è stata detto individuata. Milan, giustamente, è inutile spendere soldi, visto che adesso si chiude, no? Abbiamo notizie... Parli dell'assessore dello sport? No, no, dico, no, c'è l'assessore no. Che sta... No, allora dice, ma quindi confermati i lavori diciamo, a fine campionato per il nuovo stadio? Questo sì. Questo è confermato. Quindi la Salernitana fa un ragionamento, è inutile che io sborso 2 milioni di euro, giusto? Aspetto questo. Che finisce la ha detto Milan, non è che lo dico io, quindi... Il Comune di Salerno ha fatto tutti i passaggi canonici per garantire la riapertura dello stadio in merito sia alla curva nord sia ai lavori per i distinti. Ovviamente la Salernitana mi chiedo da ignorante perché non eccetera. Questo è il famoso lodo Marotta che fu accettato giustamente perché non si trovava una soluzione. Ma visto che adesso si va verso un restyling interno dello stadio eccetera. Perché molto semplicemente non si apre la curva nord nella sua completezza? Cioè che cosa manca, diciamo, tecnicamente, se domani mattina la società decide di aprire tutta la curva nord, che cosa manca? O tecnicamente, diciamo, può essere riempita in tutti i suoi posti, o in quasi tutti i suoi posti la curva nord? No, la curva bisogna passare prima in commissione, perché qual è il concetto? È che prima bisognava garantire, con lodo, fra virgolette, o Marotta, cosa bisognava fare? Garantire la parte alta dei distinti sì, diciamo, ai tifosi. No, io una volta... Tecnicamente, sì, ho capito il problema di tifoso. Abbiamo volevo capire. Muovere le barriere e creare nuovi posti, ripristinare i posti, le sedute. Altrimenti per l'agibilità, per rendere diciamo, tutto lo stadio, passarlo nuovamente a 33. Tecnicamente, per riaprire tutta la curva nord, che cosa manca? Cioè, manca un tornello, ci sono tutti, non manca niente. Mi pare di aver capito che manchi la documentazione che deve presentare la Salernitana. Ma per i lavori, a prescindere dai lavori. Noi abbiamo messo tutti i tornelli, sono tutti quanti a posto, sono stati montati, manca il collaudo. Ma è un fatto, diciamo. Vabbè, un fatto burocratico. Cioè, quindi tecnicamente la curva è pronta. Sì. Poi il lodo Marotta è un'altra cosa che prevede altre cose. Però volendo si può, eccetera. Ti faccio questa domanda. Abbiamo un paio di minuti. Che prevedeva quello stipulato poi, presentato in prefettura il 4 di agosto. Voglio ricordare, presenti il Comune, la Salernitana, la Lega di Serie A che certificò l'accordo. Prevedeva che il Comune si facesse carico, come bene ha detto l'assessore, della parte dove la Salernitana realizzasse il divisorio che avrebbe permesso nel settore di Stindi di creare una zona adeguata, perché magari qualcuno poi non poteva cogliere... Visto che parli da assessore allo sport... No, parlo da giornalista che era presente, come erano presenti... Che cosa mi dici della vergogna della piscina vitale? Ma che c'entra? Noi stiamo parlando della Salernitana, io capisco, ma non è pertinente alla Salernitana. E allora, basta, Rocco Galdi, unico risultato con il Bologna, quello della vittoria? Sì, bisogna giocare la partita della vita, sono d'accordo con Peppe. Giocare col coltello tra i denti è una finale, la Salernitana deve battere il Bologna, punto. Questa è una cosa che devono capire tutti i tifosi, la squadra soprattutto, perché deve giocare dal primo al 95esimo al massimo per cercare di vincere la partita. E tra l'altro, vedendo le quattro partite che restano diciamo da qui al mercato, alla riapertura del mercato, la Salernitana deve fare almeno 6 punti. Almeno 6 punti. Le partite sono difficili. Però ci vuole la Salernitana. Ha il dovere di provarci. Deve provarci, deve fare almeno 6 punti.
E allora, noi siamo in chiusura. Grazie a Rocco Galli. Sulla vicina vitale. Parliamo la prossima settimana. Ne parliamo la prossima settimana. Non è che grazie si può liquidare con una battuta. Ma non si può liquidare con una battuta. Chi te l'ha data questa cravatta rossa? La prossima, così abbiamo creato anche la suspense. Ti sei messo la divisa del genere. Ogni settimana ti metti una divisa diversa. Certo. Chi te l'ha data questa? Mi va a bagnare. Ecco qua, grazie anche al direttore Tommaso D'Angelo, granatissimi, torna la settimana prossima. Gianicelli non vuole rispondere. Non vuole rispondere.